E adesso andiamo ad analizzare le parole di Papa Ratzinger. Oh, perché non potevano passare così inosservate. 18 pagine pesantissime che riguardano la pedofilia e non solo, diverse considerazioni anche di carattere, no, storico, di costume, valori, con riferimento al 68. Oh, c'è un chiaro riferimento al 68, però io ho letto insomma qualche stralcio. Papa Ratzinger che tipo di operazione fa? Dice: in quel periodo, anche all'interno, diciamo così, di quelle che sono le sedi deputate alla formazione, no, dei prelati, si respirava l'aria del 68. Tant'è, racconta Ratzinger, che gli fu raccontato a sua volta che gli facevano vedere i film porno a questi giovani, diciamo così, in è stato aria. Un boom di iscrizioni, quindi, per diventare... No, ma gli facevano vedere i film porno per dire: guardate, insomma, anche questa è la società. No. E c'era addirittura chi censurava i suoi libri perché ritenuti troppo conservatori. Questo, io sto facendo una sintesi, voi capirete che un teologo della portata di Ratzinger, ovviamente, questo documento lo ha argomentato in maniera molto più, diciamo, complessa di come lo sto facendo, certo. Io, ma insomma, noi abbiamo dei tempi e purtroppo dobbiamo farlo così. Se avete modo, andatevi a leggere questo documento che è interessante. Allora, Mario Di Nolfi è in collegamento con noi, ben trovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Presidente del Popolo della Famiglia. Allora, Mario Di Nolfi, che ne pensa di questo riferimento che a qualcuno ha scandalizzato rispetto al 68? Cioè, l'aria del 68... che andava, come dire, che entrava nelle finestre dei conventi, dei luoghi in cui venivano preparati questi futuri preti e prelati, insomma, in età giovane. Mario. Allora, intanto fatemi dire che il documento è talmente bello e complesso, sono 18 pagine, è una cosa di una densità impressionante, forse veramente quasi inadatto ai tempi, cioè noi siamo abituati a fare le discussioni, sì, a colpi di tweet, di social, il commentino banale, sì. Ho letto una cosa veramente oscena scritta da Niki Vendola contro Ratzinger ieri, è veramente incredibile che si potesse pensare che ci potesse essere un dibattito Vendola-Ratzinger, ecco, è una cosa che mi viene proprio il brivido, capito? No, ma anche perché voglio dire una cosa come premessa. Io anch'io, quando ho letto dai titoli le dichiarazioni di Ratzinger, anch'io ho avuto delle perplessità. Poi però, se leggete, Ratzinger non fa un atto d'accusa nei confronti del 68. Anzi, Ratzinger, se provi a leggere il documento rimani, secondo me... come quando sei senza aria in vetta all'Everest. Allora, tu che l'hai letto, correggimi se sbaglio, il suo non è un atto d'accusa nei confronti del 68. Assolutamente, è un ragionamento sul senso e su Dio. Questa è una cosa fondamentale che non si è compresa. Ed è una questione rivolta ad intra, cioè dentro la questione ecclesiale, che è ovviamente il tema su cui si dibatte. Ma ripeto, i commenti che ci sono stati, a parte quello sguaiato di Vendola. Vendola, allora, lo diciamo per i nostri ascoltatori, ha detto di Michele Santoro, mi pare, è un testo mediocre che vale quanto un libro per esorcisti. Capito? Avete capito? Cioè, Vendola, vale quanto? Un libro per esorcisti. Testo Vendola, che è uno noto perché c'ha solo, no, c'ha due vitalizi e un figlio preso con l'utero in affitto, decide che quello lì è uno scritto mediocre. Quando stiamo parlando forse del più grande pensatore vivente, ovviamente, diciamo, no, tra il XX e il XXI secolo, le vette di pensiero in termini filosofici e teologici toccate da Ratzinger credo non siano toccate da nessuno, ma perché non mi viene proprio in mente un altro nome da paragonare a Ratzinger, non solo di ambiente cattolico. Il documento dice con chiarezza: se tu perdi Dio, nulla ha più senso. Dentro quella perdita di senso, che è stata misurata anche dalla temperatura del 68, dove l'uomo ha pensato che la sua libertà potesse essere una libertà priva di qualsiasi rapporto con la divinità, con la religione, con la radice cristiana, dentro questo si perde completamente la dimensione di senso della propria esistenza, tant'è che viene giustificato di tutto. Dice Razzi che, attenzione, tutto quello che si rimprovera sulla pedofilia è nato nel brodo di cultura di quell'ambiente, tant'è che si ricordano un'infinità di documenti, un notissimo appello firmato da tutti gli intellettuali sessantottini francesi su Le Monde degli anni 70. Combendì, ma poi non solo Combendì, ma Sartre, De Beauvoir, tutti i nomi più
noti della temperie francese intellettuali, sì, che volevano che calasse l'età del consenso all'atto sessuale a 12 anni. A 12 anni erano teorici dell'opedofilia. In Italia, diciamolo con chiarezza, il buon Mario Mieli, commemorato dal circolo Mario Mieli, era un teorico della pedofilia in quell'ambiente, in quel tipo di clima. Nichi Vendola stesso diede un'imprudente intervista a Repubblica, e per questo c'è quella sguaiata reazione oggi, un'imprudente intervista a Repubblica in cui parlò di diritto alla sessualità dei bambini con gli adulti. Allora, il rimprovero di Ratzinger, che è preciso come un bisturi, è dire: senti, voi avete indicato nella Chiesa il luogo della pedofilia, ma la verità è che nella perdita di senso che avete costruito in una società senza Dio, avete pensato che la liberazione sessuale fosse un elemento di idea in sé, cioè di forza radicale e trascinante per la libertà dell'intera umanità, che poi inevitabilmente è stata trascinata anche nella sessualità coi bambini, che è stato, lo ripeto, un tratto caratteristico del 68 di sinistra. Ci sono una infinità di documenti, scritti, libri, associazioni che hanno rivendicato il diritto alla pedofilia. Sì, accadde qualche cosa di incontrollato, dai, diciamo, perché diciamo così. La libertà sessuale, sì, era diventato il totem. Sì. Siamo d'accordo, allora, su questo. Abbiamo citato la liberazione sessuale è il 68 e la libertà sessuale. Daniel Combendì nel 1975 in un libro si espresse in modo non privo di problemi sulla sessualità tra adulti e bambini. Era nel libro Le Grand Bazar, dove raccontava il suo periodo di educatore in una scuola materna alternativa di Francoforte, e in quel libro c'è scritto: il costante flirt con tutti i bambini assunse presto tratti erotici. Potevo davvero sentire come le ragazzine di 5 anni avevano già imparato come abbordarmi. Daniel Combendì era il capo riconosciuto del 68, siamo d'accordo su questo? Sì, il sì, capo, no, ma probabilmente il leader riconosciuto del 68. Ripeto, lì ci fu una sbornia di spirito libertario che portò a queste declinazioni criminali. Della BGC del 68-77, tra cui poi Nichi Vendola, che in effetti lascia stare Nichi Vendola, mamma mia, come quando stare, te fissi con Nichi Vendola, se lui attacca Ratzinger, ma non l'attacca, ha espresso un parere, dai, su, terribile. Vabbè, ha parlato di guizzo luciferino negli occhi di Ratzinger, ha parlato delle pantofole rosse, è uno scritto, vi prego, andatevelo a prendere, vabbè, davvero offensivo, per un documento che invece è magistrale. Senti Mario, ma allora perché qualcuno ha visto questo documento come un attacco a Papa Bergoglio, un altro motivo di contrasto tra i due papi che abbiamo? Ma perché non l'ha letto e non lo sa. Bisogna sapere che un papa emerito non può pubblicare un documento senza prima avere l'autorizzazione del papa in carica. E questo è stato detto che gliel'ha chiesto, lo dice il cardinale Giovanni Angelo Becciu. Lo deve chiedere, perché nella Chiesa c'è questo meccanismo per cui anche il vescovo emerito non può avere parte alla dimensione pubblica se non chiedendo a chi. Quindi questo passaggio ha richiesto un imprimatur di Francesco. Ma poi se qualcuno si fosse preso la briga di leggere questo predetto documento, si sarebbe accorto che è tutto pieno di riferimenti a Francesco. E finisce con un grande ringraziamento al Papa. Il documento finisce con un ringraziamento a Papa Francesco. Quindi non esiste alcun conflitto. Chi ha voluto giocare sul conflitto ha voluto deviare l'attenzione. Il conflitto è posto nella base della nostra società. Anzi, per come sono andate le cose sulla questione pedofilia e per gli attacchi che ha ricevuto Papa Francesco per non aver sufficientemente vigilato, a me sembra un documento che va in aiuto del pontificato. Ma solamente, bravissimo, sei molto lucido su questo. È esattamente così. C'è stata una malizia nel voler deviare l'attenzione dalla vera questione posta da Ratzinger, provando a farla diventare un derby politico dentro la Chiesa, che non può esserci, semplicemente strutturalmente non può esserci, e in tutta evidenza non è intenzione di Ratzinger fare questo. Allora, Ratzinger è un pensatore che ha scritto i libri più importanti della storia del cristianesimo negli ultimi 40 anni, tra l'altro è un teologo conciliarista, cioè uno del Concilio Vaticano II, non è un anticonciliarista, anche quelli che l'hanno descritto così non sanno veramente chi è. Sì, anche è questa visione di Ratzinger particolarmente conservatore, che andrà rivista, vero? Figuriamoci,
è un pensatore, è stato giudicato secondo me un po' per l'aspetto, fisico, bravo. E per il fatto che era tedesco, e no, per la sua incapacità di essere mediatico, che poi anche quella cosa che ha detto è vero, anche per il suo essere tedesco, per l'accento fatto in quella maniera. Ma non ti pare incredibile che qui siamo al giudizio basato più o meno sulle imitazioni di Crozza? Ma non è una cosa folle? Ma io dico, siamo davanti a uno che ha prodotto in 40 anni libri e scritti di immenso valore, che a 92 anni, evidentemente al crepuscolo della sua vita, vuole lasciare un documento che metta un punto su una questione cruciale che evidentemente riguarda la vita della Chiesa, ma la vita della società tutta intera. Lo fa con una lucidità che è tagliente, per questo ci sono queste reazioni sguaiate di tanti, perché quello che dice Ratzinger non è l'asino vola, perché se avesse detto l'asino vola sarebbe stato ignorato. Certo. Ratzinger ha fatto questo rumore enorme con un documento scritto, ripeto, da un 92enne. Dice che ha colpito nel segno. Perché è andato a toccare le viscere del problema. Senti, Mario, nessuno finora l'aveva fatto. Ratzinger, in molti lo rimpiangono. Io, lo sai, tu frequenti social come me, no? Ho letto anche dei dibattiti proprio sulla tua bacheca. E ci sono molti sostenitori, specialmente del centrodestra, di Salvini in particolare, che ce l'hanno un po' con Bergoglio e vorrebbero un ritorno di Ratzinger. Tu ci hai fatto caso? Hai perfettamente ragione. Così, diciamo, i cattolichisti sono prevalentemente anti-bergogliani e fanno un errore colossale, che non c'è Ratzinger senza Bergoglio, non c'è Bergoglio senza Ratzinger, come sempre è nella Chiesa. Ma perché ce l'hanno con Bergoglio, secondo te? Ma perché, a parte contribuire? Ma perché è la stessa associazione che con Ratzinger. Ratzinger appare il Papa conservatore perché è poco mediatico, questo aspetto fisico così asciutto, così freddo, poi l'accento tedesco. Francesco, che è sudamericano, che è così pacioso, che ha anche un'indole, forse, diciamo così, una trasmissione mediatica più progressista, se vogliamo, più da parroco di paese, viene percepito come quello che è il teologo della liberazione, no? E noi andiamo avanti così in Italia. Diciamo anche che il Papa, essendo una figura apicale, come non ce ne sono altre, è sempre esposto a venti polemici enormi. Certo. Pio XI era troppo filofascista, Pio XII è stato accusato di connivenza con i nazi e di non aver protetto abbastanza gli ebrei, quando invece ne ha salvati una marea. Giovanni XXIII troppo innovatore perché ha fatto il Concilio Vaticano II, Paolo VI troppo freddo perché era un intellettuale del nord, Papa Montini, Giovanni Paolo II gli hanno addirittura sparato, Giovanni Paolo I cioè oddio l'hanno ammazzato perché non volevano il Papa troppo innovativo, e poi siamo arrivati a Ratzinger e a Francesco. Ogni Papa ha inevitabilmente la sua guerra contro, ma è sempre stato così nella storia della Chiesa, e ognuno di questi papi è diverso dall'altro, ma ognuno porta avanti un patrimonio di fede che ovviamente per i cattolici è in continuità, sempre in continuità. Chi si mette a fare l'antipapista, me ne capitano pure a me sulla bacheca, di quelli che mi vogliono spiegare come si fa a essere cattolici e nel frattempo mi spiegano che per essere cattolici devo essere contro il Papa, mi sembrano persone che hanno bisogno dello psichiatra, pur avendo io il massimo amore per Benedetto. Mia figlia si chiama Ioanna Benedetta, ma l'ultima che è nata si chiama Ioanna Benedetta proprio per ricordare Papa Ratzinger, e anche perché 15 giorni prima di nascere Papa Francesco ha benedetto la pancia di Silvia prima che partorisse. Che bello. E per me è quindi... Il solito raccomandato. E Ioanna per ricordare anche Johannes Paulus II, che è il Papa della infanzia, diciamo. Caro, senti Mario, in conclusione, ma quanto è stato bello il gesto di Papa Francesco nei confronti dei rappresentanti del Sudan, con quelle parole non, che gli ha detto in poche parole: non litigate, non fate la guerra, non solo con le parole, mantenetela, e sei inginocchiato. E lì l'hanno massacrato, gli opinionisti, molti in Italia l'hanno massacrato, e lì sei inginocchiato, ha baciato le scarpe, i piedi dei rappresentanti non religiosi ma politici, ricordatevi supplicandoli di non fare la guerra. Fate molto bene a sottolinearli, che sono gesti che rimarranno nella storia, nei secoli verranno ricordati. Ricordate sempre che rispetto a tutti gli altri potenti, i papi sono servi dei servi, servus servorum Dei, servi dei servi di Dio. È la caratteristica di estrema e enorme esaltazione che dà il cristianesimo rispetto alla tua capacità di essere ultimo.
se sei ultimo sarai esaltato. E questa è una cosa che secondo me nel nostro vivere comune, nel nostro vivere quotidiano, che è sempre fatto di far vedere chi ce l'ha più lungo, no? Di far vedere chi è più grosso, di far vedere chi la stilla di più, di far vedere chi fa più caciara, di far vedere chi è più potente. Ecco, questo moto di essere esaltati e primi e grandi davvero, perché si è pronti a gettarsi in ginocchio per implorare, come San Francesco, ricordatevelo, come San Francesco, ma infatti, Papa Francesco. Lì il problema è che nessuno conosceva il contesto, cioè l'hanno visto in molti, perché non conoscevano il contesto, come ci sta raccontando Mario, come il Papa che incontra delle persone di colore per strada, si inginocchia e bacia loro le scarpe. No, in realtà era lui che chiedeva a queste persone, per favore smettete di farvi la guerra, però le avrei letti anche te, Mario, no, i tantissimi commenti anche di opinionisti importanti, sì, lui che si piega all'Islam. Ho sentito frasi, siamo... ma non di intellettuali banali, anche di persone che tutto sommato stimo, dire cose stupide proprio, letteralmente stupide. Bisogna essere davvero un po' umili nel guardare la grandezza di questi personaggi, perché sono oltretutto personaggi che, ripeto, quando invecchieremo, rispetto a queste immagini che sono trascorse davanti alla nostra quotidianità e magari le abbiamo viste pure un po' distratti, rimarranno davvero come capisaldi della nostra intera esistenza. Io continuo ad avere... Speriamo, io ho l'impressione che la superficialità si stia fagocitando tutto. Ma il nostro lavoro è cercare appunto di evitare e consigliare, lo dico sempre agli amici del Popolo della Famiglia, il fascino della complessità. La complessità è bella, ragionare un po' di più, leggersi le 18 pagine invece delle 3 righe di riassunto su un social del documento di Ratzinger, ti aiuta a stare meglio con la tua capacità di comprendere le cose, eh? Sicuramente. E allora Mario, caro Mario, dopo questo intervento, visto che sei, insomma, hai le entrature giuste, facci benedire la radio e così. Voi fate i bravi, però. No, noi facciamo. Voi siete discoli, noi assolutamente. Tra l'altro Mario, noi ti aspettiamo qui a Radio Cusano. Vai Mario, una volta ci devi venire a trovare. Dai, veramente, ci facciamo una chiacchierata in studio su un podcast. Ricordate, domani si consegnano le liste per le europee, eh? Vabbè, lascia stare le liste per le europee. Subito, subito su una cosa così pagana, il voto, subito a capitalizzare il momento. Vengo, ma faccio voto di scambio. Vabbè, ma c'è, figurati. Sì, ma qua qualcuno in redazione che ti vota o troviamo. Facciamo pure volantinaggio. Ti devo presentare le due conduttrici del mattino, che sono due grandi fan. Mi hanno attaccato, l'ho sentito. L'ha sentito. Bravo Mario, bravo. E noi per par condicio. Però ricordatevi che le liste sono 10, non sono tante, ma a caso mi capita proprio. Vabbè, mamma, siamo passati dalla teologia proprio al momento Achille Lauro. Beh, no, anche perché domani dovete fare una puntata in cui racconterete che le liste sono presentate. Informatevi, che domani è un passaggio interessante. Va bene. Perché da 47 simboli diventano solo 10. Allora, una scrematura. Allora accettiamo il suggerimento. Maria Dinolfi, buon lavoro, Mario. Buona giornata. Ciao Mario. Ciao.